Eccoci di nuovo in studio con Linea Diretta. Insieme con noi Fiorella Giannini parliamo di taglio, colore, acconciature, un po' un universo che, voglio dire, in fondo interessa praticamente quasi tutti. E ci preme anche, ci incuriosisce sapere quali sono anche le tendenze in vista della prossima stagione estiva e soprattutto come si evolve anche la richiesta della clientela. Ho tagliato i capelli, ci scrive Leda da Arezzo. Dopo tanti anni di capelli lunghi mi piacciono molto, ma non mi vedo più con il mio colore naturale, quindi c'è un po' una sorta di disorientamento. Le risulta un colore più spento, meglio dei colpi di luce o meglio la tinta unita? Vale a dire, Leda pone questo interrogativo, questa alternativa. Bisognerebbe vedere il taglio, per come si parlava anche prima, è sempre una cosa che va fatta in simbiosi, perché a volte si rischia che per seguire la moda del momento, quindi cercare a tutti i costi di fare quella tecnica chatousse piuttosto balayage, piuttosto che di non focalizzare quello che uno alla fine porta, il taglio che porta, il colore che ha a livello di pelle, di occhi, i cromatismi che ha addosso. Quindi per fare una diagnosi di questo tipo andrebbe visto il taglio della signora e anche i suoi cromatismi. Certo è che per un taglio corto forse la tinta unita è un pochino più d'impatto, i giochi di colore sul corto si perdono, quindi così come consiglio sarei più orientata per fare un bel colore unito, lucido. Ecco, Margherita da Cortona scrive che si è scurita i capelli, che prima erano di colore castano, adesso sono quasi corvini. Ecco, lei chiede che cosa è necessario fare per mantenere questa colorazione, se ci sono dei problemi. Allora, per mantenere una colorazione ora esistono in commercio e sono anche facili di utilizzo degli shampoo e dei conditioner che apportano pigmento, quindi che nel mese e mezzo che uno passa da un colore a un altro, anche con il semplice lavaggio riesce a mantenere questa colorazione. In realtà in questo caso qui gli scuri difficilmente perdono pigmento, è più facile nelle tonalità come il rosso, il rame, questi riflessi che fanno più fatica a agganciarsi un po' alla struttura del capello. Però ecco, anche solo per lucidità, per mantenere meglio il colore, questi prodotti di uso casalingo vanno benissimo. Per quanto riguarda lo shampoo, quale shampoo consigliate? Assolutamente shampoo idratanti, perché quando il capello è colorato, comunque più esposto agli agenti esterni, quindi allo smog piuttosto che all'umido o appunto nella stagione estiva al caldo esagerato. Quindi uno shampoo e un conditioner che vanno a compensare un po' tutte queste mancanze, a isolare un po' il capello. Quindi tendete magari a preferire anche degli shampoo neutri, non troppo aggressivi? Allora, il neutro in realtà non esiste più come definizione, perché a seconda del tipo di cute e del tipo di capello, appunto se naturale, colorato, schiarito, oscurito, se l'acidità della pelle, esatto, il pH, gestiamo quello che sono le mancanze o copriamo quello che sono i difetti, perché in capelli molto sfibrati ci sono degli shampoo alla cheratina che agiscono molto bene anche sulla struttura. Capello tendente alla caduta ha bisogno di un pH particolare per la cute, quindi quello shampoo neutro non esiste più come definizione, sono tutti specifici. Ecco, Fiorella, si abbina a un corretto stile di vita anche una corretta alimentazione per la salvaguardia dei capelli? Sì, è tutto. Cioè, voi consigliate anche un certo tipo di alimentazione nei limiti del, esatto, possibile, non è che siamo dietisti, la vostra competenza, però ecco, magari delle indicazioni così generali date al cliente. Sì, perché è anche di conoscenza comune, no? Che a volte quando ci sono delle problematiche, ecco, dei capelli fragili, ecco, piuttosto, non so, il fatto di bere per esempio, esatto, bere piuttosto spesso. Quando il capello, la cute è un po' asfittica, il capello è un po' secco, il primo consiglio che si dà è che, mancando idratazione, e solitamente non è solo una questione di capello, uno magari vede anche le mani, le pellicine secche o il contorno labbra, le screpolature, diciamo anche nel viso, a volte si ripercuotono anche nella cute, quindi è tutto un insieme. È chiaro che
Ecco, è di uso comune, no? Consigliare appunto per risolvere questi piccoli problemini, bere più acqua piuttosto che assumere più verdure, limitare l'uso di alimenti grassi, questo. Ecco, c'è Giulia che ci scrive da Citerna. Per l'estate ho voglia di fare qualcosa di nuovo al colore. Sono ancora attuali le ciocche fluo? Sì, ancora. Che cosa sono le ciocche fluo? Allora, sa di fluorescente, Sì, sa di fluorescente perché viene dal fluorescente. Abbiamo avuto l'estate scorsa che era un'esplosione di fluo, e sui toni pastello in realtà. L'estate scorsa, quest'anno si sono abbassati un pochino i toni e abbiamo visto dalle sfilate che si sono ridotti l'arcobaleno di colori, quindi c'è ancora la tendenza che sfrutta, ecco, queste ciocche rosa messe alla fine, le bionde più che altro, che possono utilizzare il rosa piuttosto che le castane e il verde. Queste ciocchettine messe in mezzo a un'acconciatura che danno quel tocco, quel particolare, certo, di tendenza. Però ecco, sono mode passeggere, quindi io consiglio sempre di non tingersi i capelli. Ci sono queste ciocche di extension che si attaccano anche facilmente, che finché... Smontabili e rimontabili. Esatto, finché ecco. Uno ha voglia, perché poi se no dispiace che uno si debba rovinare i capelli per fare una cosa che va di moda un'estate, no? Solo un'estate. Per asciugarmi i capelli, ovviamente sono soprattutto le donne che ci telefonano, per asciugarmi i capelli uso phon e spazzola, poi passo la piastra per ottenere il liscio perfetto, è Marisa da San Giovanni Valdarno. I capelli però sono un po' sfibrati e opachi e chiede Marisa come può fare per tornare ad averli luminosi e morbidi. I capelli sono una fibra, quindi lavati spesso, asciugati con la spazzola, lo stress del calore, anche della piastra, quindi ecco, dai oggi, piastra, dai domani. La piastra deve essere saputa utilizzare perché è motivo anche di stress per il capello. Sì, le piastre che sono in commercio ora, insomma, non tutte, però la maggior parte, sì, anche quelle sono fatte con una tecnologia avanzata, non come 20 anni fa, quindi garantiscono non tanto stress per i capelli, però soprattutto nel fai da te bisogna vedere l'abuso di questa piastra. Esatto, no? Esatto. Quindi consiglio sempre di non passare 100 volte, piuttosto di passare più lentamente, ma una volta sola ogni ciocca, perché il continuo sbalzo di temperature tra caldo e freddo, il capello, la struttura, la stressa, invece il capello ben asciutto, la piastra lenta, quando uno passa una volta non ci deve essere bisogno di ripassarlo. In questo caso qui, che il danno ormai è già stato fatto, da quanto ci dice Marisa, sì, da San Giovanni, quello che consiglio è un po' sospendere l'utilizzo di questi accessori, anche perché si va nell'estate, anche il capello un pochino più naturale è di tendenza, e se proprio non riesce a rinunciare al liscio perfetto, di usare dei prodotti che anche qui abbiamo fatto dei balzi in avanti per come protezione termica, quindi ci sono degli spray da mettere prima del phon e prima della piastra che isolano un pochino la struttura del capello e creano meno problemi. Ho i capelli lunghi e pesanti, con l'arrivo della bella stagione finisco per legarli sempre. Qualche idea carina per essere comunque sempre con la testa a posto? Allora, per il capello lungo quest'anno... Rita da Montevarchi. Quest'anno c'è un sacco di idee perché tornano tanto le acconciature, non solo per l'evento, no? Non solo per matrimonio, cerimonie, ma torna anche a acconciarsi i capelli così di giorno. E vediamo grande protagonista le trecce in tutte le salse, quindi ce n'è da divertirsi. È un'idea carina perché comunque la treccia raccoglie, quindi anche se il capello è un pochino più sporco non si vede, uno può aspettare quel giorno in più a lavarlo, che insomma anche il capello ringrazia, e nello stesso tempo uno ha sempre la testa a posto. Ha sempre la testa. In più, se uno lo fa con un prodotto che magari ha anche un po' di tenuta, quando va a scioglierla l'effetto post treccia è molto simpatico. Abbiamo poco più di 2 minuti prima della conclusione, ci sono almeno altre 3 o 4 domande, quindi mi affido alla capacità di sintesi di Fiorella.
Per asciugare i miei ricci uso la schiuma, ma poi mi basta dormirci una notte, il riccio si deforma e perde morbidezza. Può consigliarmi un prodotto in alternativa che possa risolvere il mio problema? Barbara. Questa è la domanda di Barbara. Sì, cioè, oltre la schiuma, che è un prodotto che secca molto, ci sono dei gel, dei liquidi che hanno un potere fissativo un pochino più leggero della schiuma, ma che può essere riattivato anche nei giorni dopo. Quindi uno si bagna un pochino le mani o spruzza un pochino di liquido e il riccio si riattiva. Che tipo di acconciature da sposa e cerimonia sono di moda la prossima estate? Assolutamente il raccolto lo fa da protagonista e abbiamo visto delle immagini che ho raccolto, queste sono le nuove tendenze, assolutamente la naturalezza di queste teste, quindi le spose si devono sentire se stesse, niente di esageratamente caricato o artefatto. Luciana da Indicatore, a settembre si sposa, in bocca al lupo, quanto tempo prima devo preoccuparmi dell'acconciatura? L'acconciatura si fa subito dopo l'abito, perché chiaramente si parte da quello che è un po' lo stile, no? Che si è deciso per quel giorno, e almeno un paio di mesi prima prendere gli appuntamenti è consigliabile. Perché il taglio è un taglio più complesso del solito? Cioè la sistemazione? Sì, più che altro perché bisogna relazionare con gli accessori, quindi se uno ha il velo, non ha il velo, se vuol mettere qualche fiore piuttosto che coroncina, diadema, quindi c'è il tempo tecnico. Ultima domanda, sono ancora attuali gli accessori nei capelli anche per le acconciature da sera? Sì, anche gli accessori sono tornati molto di uso quotidiano, quindi anche non solo per le cerimonie ma anche per le acconciature da sera. Bene, grazie a Fiorella Giannini per aver condiviso questo spazio insieme con noi a Linea Diretta. Grazie anche ai telespettatori e telespettatrici che ci hanno cortesemente seguito. Linea Diretta torna ai prossimi appuntamenti. Grazie, arrivederci.